Nino Cattani, dunque, come sono andate queste quattro giornate per la 15ª edizione di Pescara Abruzzo Wine? Direi decisamente bene. Diciamo che il dato che più ci ha confortato è stata l'adesione di 100 cantine. E poi il pubblico, siamo sulle 400 affluenze al giorno che abbiamo dovuto però contingentare per causa Covid. Ricordiamo che quest'anno il ricavato viene devoluto a una bellissima causa. Sì, il Pescara Abruzzo Wine è sempre stata una manifestazione a titolo gratuito, un gigantesco spot del vino abruzzese per far conoscere agli appassionati quanto è varia la nostra produzione. Quest'anno, sensibili all'input del Comune, abbiamo aderito a un piccolo contributo, quindi noi abbiamo realizzato una sacca e regalamo il bicchiere in cambio di 2 euro che andrà interamente alla ricostruzione del vino d'Annunziano. E il sistema di degustazione qual è? Il sistema di degustazione è che i presenti possono degustare a qualunque banco di degustazione. Il sistema è quello del grape based, quindi riunito per vitigno, ma da quest'anno abbiamo aggiunto una sensibile novità che riguarda gli IGT rossi, in quanto parecchi enologi si sono cimentati uscendo dal disciplinare del Montepulciano e facendo dei tagli con altri vitigni rossi ammessi, in particolare il Merlot, il Primitivo, il Sangiovese, vengono aggiunti in misura che non è più riconoscibile la DOC ma diventa IGT, però sono vini comunque di altissima qualità. Ora l'attesa è per conoscere quali sono i vincitori di questa edizione, come verranno giudicati? Allora, si conteranno le schede tutti insieme e i primi 10 vini per ogni categoria verranno proclamati vincitori. La premiazione? Venerdì 10, 2 giorni da stasera, tempo necessario tecnico per contare le schede e avvertire le aziende. Insomma, una bellissima vetrina per i vini abruzzesi. Sicuramente sì. 100 cantine partecipanti, come definisce il nostro caro Luca Maroni, il vero vinite dell'azienda abruzzese.